Francesca Gerbasio, giudice al campionato mondiale di pizza piccante, tra l'altro ehm, eh, la, la, la tua pizzeria si chiama La Pietra Azzurra ed è a Sala Consilina. Sala Consilina è un po' la, la città... Che per chi come me è andato fuori sede a studiare appena arrivi a stare con Sirena sai già che sei a casa quindi in fondo siamo un po come a casa per cui eh, ben trovata innanzitutto e mm, non, sei, non sei qui come giudice per la prima volta ciao e innanzitutto grazie ehm... Per l'invito, no, non sono qui come giudice per la prima volta, è il quarto, è il quarto anno, togliendo gli anni del, delle, dei fermi. Sì è, il quarto anno. Sì, 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 è il quarto anno, però ogni anno sembra come se fosse la prima, perché è, è sempre una grande responsabilità. Stare in questo ruolo e cercare di farlo a meglio, e poi combinando i vari assaggi, no, non è molto semplice. Non è molto semplice. Eh, per chi io sono, sono stata al campionato anche come concorrente negli anni precedenti, eh, ti parlo di dieci anni fa forse, più o meno dieci anni fa. E posso capire chi sta dall'altro lato, quindi in veste di giudice capisco chi sta dall'altro lato, che è un clima un po' di terrore, di ansia, ti di, di dimentichi, cioè ti stai giocando tutto con una pizza, noi abituati a farne magari 100-200 a serata, però in quell'unica pizza ti, ti prende tutta l'ansia, e quindi noi, capisco chi sta dall'altra parte ed è difficile poi giudicare ed essere in questo ruolo. Però dall'altra parte è anche una cosa molto bella perché ti passano tantissime di quelle esperienze di quelle persone dove tu puoi immagazzinare nel tuo bagaglio e portarti a casa perché poi c'è sempre qualcosa da imparare. E arrivano tantissime persone bravissime e preparatissime dove tu puoi apprendere quello e quindi da questo lato è un privilegio. Um. Come è, com è cambiato il, il campionato in questi, in questi anni, se magari non so, sono migliorate le tecniche di impasto, le modalità. Ovviamente dei concorrenti. sì. sì, sì. E, è cambiato tantissimo da, da come. Mi ricordo io, eh, sicuramente c'è una progressione molto positiva, nel eh, senso che i ragazzi non, non arrivano più improvvisati, magari prima si, si, si poteva anche fare, un, arrivare improvvisati, ma adesso si è preparati sulle tecniche d'impasto, tantissimo sui topping, perché la cucina in questi anni si è avvicinata e alla pizza si sono avvicinate tanto e quindi c'è questa unione tra cucina e pizza che sta rendendo la pizza da un lato eh, più a un gradino molto più elevato e quindi la stiamo valorizzando un po' di più e questa è una cosa molto importante e molto bella perché c'è più conoscenza e c'è più rispetto per il nostro lavoro. Um, e a proposito appunto di, um, di questo in realtà upgrade no, che sta facendo la pizza, che non è più la, um, il mondo della pizza del sabato sera, ma è un mondo... Che sta crescendo, appunto, ci sono più studi sulle farine, sulle lievitazioni e appunto sul, sul topping. Tu qui sei in rappresentanza anche della trasmissione Pizza Girls, e faccio vedere anche il libro perché qui trovate tutte le protagoniste di queste quattro edizioni, se non vado errata. Sì. Stagioni, Da un'idea di Carlo Fumo, questo è il libro, eh, co cos'è Pizza Girls? Come, eh, insomma, come si cosa si propone eh, di trasmettere appunto al pubblico che segue? Allora, Pizza Girls eh, da un'idea del regista Carlo Fumo eh, è un format televisivo dedicato alla pizza però alle donne quindi è un format di tv tutto al femminile. È una cosa molto bella da parte di Carlo perché sta dando molto più rilievo alla, al ruolo della donna in pizzeria. E in queste quattro stagioni ne abbiamo conosciute tantissimo che anche io non, non conoscevo. E, diciamo, questa è una cosa molto bella perché si sta arrivando ad avere rispetto anche verso, verso la donna in pizzeria, verso la donna pizzaiola. Di solito siamo sempre dietro alle quinte. Per lui è stata all'inizio, io l'ho conosciuto, sono una delle prime protagoniste. Sono un po' cresciuta con Pizza Girls insieme a Pizza Girls. E di questo lo devo ringraziare tantissimo perché ha fatto capire anche a noi, a me principalmente, parlo della mia esperienza, eh, che bisogna uscire anche un po' da dietro le quinte, quindi valorizzarci un po' di più, eh, stimarci un po' di più, eh, raccontarci. Eh, e quindi mh, ci ha cambiato anche emotivamente, perché io sono una persona molto, infatti lui lo, lo può eh, dire, era una persona moltissimo timida, poi stare dietro la telecamera sapendo che ti vedono comunque milioni di persone. È dura, non è come stare in pizzeria. Sembra molto più facile, invece, però, posso dire di essere arrivata adesso a, di aver fatto un lungo percorso insieme, insieme a loro, dove lui mi ha aiutato tantissimo, la sua squadra mi ha aiutato tantissimo in questa eh, crescita emotiva del mio carattere. E di essere arrivata non a un livello però riesco ad affrontarla molto meglio, eh, molto meglio un'intervista, molto meglio. Sì, eh. Quindi è stato anche un modo ecco, per, per uscire no? dal, dal guscio, anche sia quello televisivo, però come dicevi, come facevi giustamente notare, anche dal dietro le quinte delle pizzerie, perché spesso in realtà. E così sa no? che magari le donne, alle donne spetta quel ruolo nelle cucine, che poi non è assolutamente così, però è un ruolo un po' stereotipato. Però quando si parla dei gran, cioè del, quando si va sulla cucina stellata, chef eh, pizzaioli. Li decliniamo in effetti sempre al maschile, invece no, ci sono donne pizzaiole, sono, tra l'altro qui eh, ne abbiamo una vasta raccolta all'interno di questo libro. Sì, qui eh, nella quarta stagione è andata in onda su, sulla RAI quest'anno, su RAI Premium, è cambiato un po' il format, abbiamo, tra l'altro sono state ehm, ideate le pizze ehm, a dieci donne iconiche. Quindi eh, eravamo otto pizzaiole eh, raccontando la pizza eh, ispirata a dieci donne iconiche che hanno cambiato un po' la storia eh, dell'Italia. Eh, quindi per far capire che cioè, mh, il ruolo della donna anche nella storia è, è, è valso a qualcosa, ha cambiato qualcosa. Quindi partendo da Rita Levi-Montalcini, a, a Frida Kahlo, a Margherita Hack. Eh, io avevo beve bevevio, quindi una forza della natura, lei è una potenza eh, con tantissime difficoltà e come con tante difficoltà si può emergere eh, e quindi e Carlo tende a fare questo, a, portare, a far emergere anche questo settore dove siamo un po'... Eh, si dice che è un lavoro da uomini, però diciamo, dietro ci siamo noi che facciamo la fatica, poi, quindi non è tanto, perché anche perché a casa cucina la donna. Negli anni eh, le prime pizzerie, forse quando si vendeva la pizza in strada, erano donne, poi si è modificata, non so perché eh, è è diventato un po' da uomo, però adesso è, è giusto che certo. ne, ne abbiamo un ruolo anche un merito anche noi. Eh. Assolutamente. Posso chiederti com'è la pizza Bebevio? Allora, quella pizza, <ride> è innanzitutto il nome è in inarrestabile che è proprio dedicata a, a delle persone che non si fermano mai, nonostante le difficoltà, e ci fanno capire come nonostante le difficoltà non ci dobbiamo fermare neanche noi. Ma magari dopo ci lamentiamo un po' troppo spesso di, eh, di, di, di che cosa vestirci la mattina, di come, di, di come sia una sedia no, no, non messa al posto giusto, però i problemi sono altri, come abbiamo visto anche eh, qui al Mondiale con i ragazzi eh, regalare un sorriso con una. Pizza molto cioè Questi sono i problemi veri. poi. E, e la, crema, la pizza inarrestabile è fatta con crema di zucchine eh, perché veniva associato un ingrediente a, a, una, a una donna e quindi la zucchina perché Bebevio fece la ricetta della carbonara con le zucchine. E, e quindi punzecchiando anche un po' quella che è la carbonara, quindi è stata per lei un, un, una sfida. Pure. E, e poi c'era la burrata al tartufo, le, i pomodorini rossi, c'erano le zucchine a scapece, e, e c'è il, il guanciale di maialino nero lucano, che è vicino alla mia zona quindi lucano, burrata al tartufo e poi il tartufo, la grattugiata di tartufo. A me è venuta l'acquolina in bocca, se veniamo a trovarti alla Pietra Azzurra la possiamo assaggiare? Sì, certo, è a menù, eh, da quando abbiamo fatto la trasmissione è inserita a menù, sì sì, sempre disponibile, certo, certo. E allora, insomma, aspettaci perché arriveremo alla Pietra Azzurra anche per conoscere no, la, le meravigliose realtà eh, delle, delle donne in pizzeria. Sì, tra l'altro il mio staff è quasi tutto al femminile, quindi eh, funzioniamo, quindi, non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, funzioniamo, eh, i, i numeri lo, lo possono confermare, lo possono confermare e poi... Eh, Adesso usciranno altre donne nuove, quindi ne avremo da vedere delle belle. Poi si è, tra tutte quelle che ho conosciuto siamo tutte donne di carattere e tante imprenditrici, quindi non, non è che non sappiamo proprio fare nulla. Quindi. No, assolutamente, invece sappiamo fare tante cose e ce le dobbiamo anche rivendicare le cose che sappiamo fare. Pizza Girls da un'idea di Carlo Fumo sia su Rai Premium e anche libro, tra l'altro dentro trovate anche qualche ricetta, quindi se volete esplorare un po' di più il mondo degli evitati, della pizzeria, ecco eh, giusto, dico bene? Sì, sì, ci sono le storie di ognuna di noi e le nostre ricette, sì. sì. Bene, grazie.